amici telespettatori, Roberto D'Agostino vi dà il benvenuto da Campagna. Oggi siamo ospiti della chiesa di San Giuseppe e San Michele Arcangelo per il consiglio pastorale diocesano della forania Campagna Cogliano. Don Carlo Magna, che come dire, ci ha stimolato a creare questa piccola finestra per farvi partecipi, amici telespettatori, di una chiesa molto viva, dove c'è un battito cardiaco e dove, come dire, ci sono come dire, molte, ma moltissime attività che cercheremo di raccontarvi incontrando i convenuti. È vero, Don Carlo? Il convegno pastorale diocesano quest'anno ha una novità. La prima tappa viene svolta oggi nelle singole foranie e la giornata di domani invece sarà nell'assise diocesana al seminario Giovanni Paolo II. Siamo ospiti della parrocchia di San Giuseppe e San Michele, ringrazio Don Antonio Dragone con il quale collaboriamo strettamente tra Campagna Centro e Campagna Quadrivio Unità Pastorale. E quindi stasera tutti i laici, catechisti, rappresentanti, collaboratori sono riuniti per questo momento di unità, di confronto, di laboratorio che poi aprirà anche la discussione sulle prospettive che saranno portate domani nell'assise con il Vescovo. Chiedo subito al parroco, ecco, queste immagini già di Aristide Carpentieri stanno facendo vedere questa chiesa bella, ampia, ecco, quali sono le attività e come nasce? E allora, buonasera a tutti. La parrocchia è una parrocchia operante, ci sono tante attività, catechismo per i bambini, incontri con i ragazzi, abbiamo inaugurato il centro sportivo qui alla mia sinistra, quindi i bambini il pomeriggio si divertono. Poi ci sono i gruppi per quanto riguarda la liturgia, il gruppo lettori, il gruppo catechistico. Adesso stiamo approntando qualche idea nuova anche, come diceva Don Carlo, per quanto riguarda nuovi gruppi, non solo di formazione ma di spiritualità. Cerchiamo di adoperarci per il bene della comunità tutta, perché ci rendiamo conto che attraversiamo momenti difficili, però la Chiesa è sempre madre, accoglie e quindi accogliendo dona non solo speranza ma anche momenti di aggregazione, momenti forti, no? Di crescita. Io sono venuto qua per un bel impatto. Molte persone che si adoperavano, preparavano. Lei è un parroco giovane, allora le volevo dire quanto aiuto sta avendo dai giovani e quanta condivisione c'è in questa comunità. A me pare tanta. Non è mai abbastanza. L'aiuto c'è, però puntiamo sempre in alto, cioè con tanta fatica, anche con tante difficoltà, cerchiamo sempre di migliorare, no? Per aiutare questi giovani che vivono momenti difficili, perché c'è poco lavoro, quindi i ragazzi sono un po' così allo sbando, però nel nostro piccolo cerchiamo di adoperarci per aiutarli. Don Carlo, adesso ascolteremo alcuni sacerdoti proprio per vedere come operano nel vivere quotidiano, come si sviluppa oggi quindi la serata. Allora, dopo l'accoglienza ci sarà la preghiera del Vespro, tutte le foranie a quest'ora si stanno riunendo, quindi è un momento di unità sul territorio che raduna le tantissime comunità. Poi dopo ci sarà una breve presentazione di una relazione che raccoglie tutto il lavoro fatto nell'anno insieme con i vari parroci e le comunità, e poi ci saranno dei laboratori su appunto laboratori di tre temi che sono l'accogliere, accompagnare e guarire, da cui noi auspichiamo delle proposte concrete che saranno poi portate nel programma foraniale. Magari ci sentiamo dopo per la chiusura, intanto cerchiamo di incontrare gli altri. Seguiteci. Come sometimes when you're down, when you're moody. When you're from, when you're out of town, and I'm spending a call. What am I? Al convegno pastorale della diocesi di Salerno per la forania di Campagna Cogliano non potevamo non sentire Don Antonio Pisani Senior, che è un'autorità a Cogliano. Quando vi incontriamo è sempre un piacere, non vanno mai dimenticate le processioni che ci sono lì,
la processione di San Leone, cioè, che è alle 13.30, amici, dopo la messa di mezzo, quindi una grande fede di popolo e poi tante cose, tante attività. Ecco, facciamo partecipi, ricordiamo a coloro che magari sono poco informati sulle molteplici attività di carità e di evangelizzazione che ci sono. Ecco, prima di tutto questo grande ringraziamento a, come diceva San Paolo, per le comunità di Corinto, ringraziare queste comunità di periferia, della periferia, dove si tiene viva ed esta alla presenza di un cammino fraterno e spirituale. La prima accoglienza è tra noi sacerdoti, questa capacità anche di Don Carlo di mettersi in discussione, ma di accoglierci. Allora, questo sviluppo fondamentale è verso la carità e la fraternità sacerdotale. Dietro questo stile, e poi c'è un cammino evidentemente di identità per ogni parrocchia, per ogni comunità, sono stati chiamati in causa per l'accoglienza e, e l'accompagnamento e anche guarire della storia e territorio di Culiano, che è abbastanza immenso. La prima domanda che mi pongo quando le persone vengono e dico: questo è un raccomandato del Signore, vedere in queste persone Gesù. Ma anche tener conto, quello che ci ha detto, non spesserà una canna ingrinata, non spegnerà un lucignolo fumigante. Non è populismo, ma vedere in questo atteggiamento di Gesù che fa il primo passo, questa spinta anche nel nostro cuore a mettersi in discussione, a togliere l'egocentrismo nel cuore e andare dove c'è la necessità, dove c'è la povertà, dove c'è l'ammalato, dove c'è il povero, dove sono i bambini, le scuole e altri momenti fondanti la nostra comunità, tra arte, cultura, pitture e altre iniziative, dire anche giovanili, per coinvolgere soprattutto l'aspetto spirituale, ma anche questo amore particolare alla propria identità al territorio. Durante il mese di agosto c'è un'attività artistica culturale sotto il mondo frumentario, un salone grande della parrocchia dove esporrò ogni anno delle tele nuove. C'è una settimana che precede la festa dell'Annunziata, il 25 di marzo, c'è una zona di periferia, sono quattro stanze dove vengono installate, secondo i momenti liturgici, un anno il percorso della prima comunione, un anno il percorso del battesimo, un altro anno sull'Eucaristia. I sacramenti vengono sviluppati attraverso immagini, cultura, fotografie e arte, è una settimana piena per questo. Poi c'è l'appuntamento per la Sagra del Tartufo alla seconda domenica di ottobre a livello nazionale, e lì c'è un fermento, un movimento, tenendo la chiesa aperta, accogliendo fino a mezzanotte di sera per tre sere, e questo farsi uno nell'accogliere l'altro, ma in quel momento la gente si apre e si apre quel guscio tante volte di paura interiore ed esprime un desiderio di una preghiera, di una confessione, di un dialogo, di una benedizione. Parroco di Santa Maria della Misericordia in Oliveto Citra. Allora, cosa bolle in pendola? Diciamo prima gli appuntamenti importanti dell'anno nella comunità parrocchiale e poi portiamo a conoscenza di questa grande comunità che il fervore e il battito cattivo. Diciamo che dire parrocchia d'Oliveto Citra significa dire oratorio. L'oratorio Don Bosco è il cuore pulsante della comunità. E proprio come costola di questa realtà parrocchiale e di questa bellezza che è l'oratorio, è nata l'Agorà. L'Agorà dei Giovani, che è un gruppo di 74 ragazzi. È un numero importantissimo. Importantissimo, tra universitari e ragazzi delle scuole superiori,
che riflettono, studiano, lavorano sulle pagine del Vangelo, sulle pagine della dottrina sociale della Chiesa e ricavano degli impegni che noi chiamiamo impegni veri, impegni pratici. Per esempio, siamo di ritorno da pochi giorni da Amatrice. Siamo stati lì proprio per incarnare il Vangelo della carità che avevamo meditato nei mesi scorsi. Impegni che sono qui ormai alle porte, sicuramente diversi. Il Grest estivo, che dura un mese, inizia proprio con il mese di luglio e si chiude alle porte di agosto, salesianamente parlando. Poi subito dopo c'è il campo scuola parrocchiale a Santa Maria di Castellabate e poi tutte le altre attività dell'estate ragazzi, e la caccia al tesoro e tanta buona sana confusione salesiana, nella costellazione del programma estivo generale che vede al centro la festa della Madonna della Consolazione, l'ultimo sabato e l'ultima domenica del mese di agosto. Oltretutto quest'anno in questa festa noi avremo l'ultima celebrazione del santuario che poi chiude per un intenso ed elaborato restauro, quindi è un anno particolare per noi. Ha quindi appuntamento per questa grande importante data, ma oggi al convegno pastorale cosa si sente di portare e cosa porta? Porto l'entusiasmo di una terra, la mia parrocchia, assetata di Vangelo e di Chiesa. Questa è stata una scoperta straordinaria per me. Io sono nato come prete con la mia parrocchia. Fui mandato dopo un giorno di ordinazione parroco, feci ingresso dopo un mese e con la parrocchia sono cresciuto anche io come sacerdote. E ho fatto proprio questa scoperta sulla strada, la voglia di assorbire il Vangelo e la Chiesa. Io porto proprio questo da Oliveto Citra, in merito proprio al tema del convegno di quest'anno. Possiamo dire che quelle giare da riempire io le vedo giorno per giorno ed è proprio questa tensione che io porto all'interno del convegno. Marcello Stanzione, parroco, scrittore, chi non conosce la sua grande devozione agli angeli e quante cose ha scoperto, quante cose ci ha raccontato in alcuni speciali di cui abbiamo avuto l'onore e il piacere e la gioia di averlo con noi come ospite. Santa Maria la Nova al convegno pastorale con molti rappresentanti, quindi significa che c'è aggregazione. Allora ci presenti alcuni dei tuoi validi collaboratori. Il diacono Martino del Giudice è uno dei due diaconi permanenti della nostra parrocchia. Martino è un grande lavoratore, dà un grande aiuto per esempio ogni anno per la benedizione delle case, va nelle famiglie per le benedizioni con calma e poi fa tantissime cose. Patrizia con il figlio, lei è una delle coordinatrici dell'ora di adorazione delle due cappelle di adorazione perpetua con il figlio. Lei lo dirà, si occupa delle famiglie povere, noi prepariamo le buste con i generi alimentari. Il figlio... E ne approfittiamo, lo facciamo di tutto, subito. Come prepara tutto questo? Niente, durante il periodo dell'Avvento e poi per Pasqua noi prepariamo queste buste e chiediamo aiuto alle famiglie un poco più hanno la possibilità. Bravo. E quindi poi raccogliamo il tutto e poi insieme ad altre collaboratrici andiamo da queste famiglie e consegniamo il tutto, sempre nell'anonimato tutto ciò però. Quindi con discrezione e con una grande partecipazione. Sì. Il figlio di Patrizia, Lorenzo, che è un ragazzo di 14 anni, è da lodare perché fa molte ore di adorazione eucaristica. Quando manca qualcuno che non può venire a problemi, Lorenzo fa diverse ore, salva l'ora di adorazione e va lui davanti al Signore. E io vedo che, anche se è un ragazzo così giovane, l'anno prossimo farà le superiori, fare l'adorazione comporta una grande maturità. E poi abbiamo
abbiamo Carmelina che anche lei fa l'adorazione nella cappella a Santa Maria Nonna. Noi abbiamo due cappelle dell'adorazione perpetua con oltre 450 persone e questa è una cosa meravigliosa. Abbiamo Santa Maria la Nova e Sant'Antonio a Mattinelle. Lei è una delle adoratrici perché la prima pastorale della parrocchia è quella di far pregare le persone. Senza la mediazione dei preti uno si mette davanti all'ostensore a Gesù Eucaristia, lo lode, lo benedice, lo ringrazia e chiede: Signore, che cosa vuoi che io faccia? Quindi lei, anche facendo l'adorazione, ha fatto un bellissimo cammino di spiritualità carmelina. Ecco, che, come può portare agli altri, come li può coinvolgere in questa grande esperienza? Per quella che è stata la mia esperienza è stata un'esperienza di conversione, perché io prima non ero molto praticante, sì, andavo in chiesa, però non avevo questo rapporto, diciamo, quotidiano con Dio. Inizialmente, giustamente, l'adorazione eucaristica è un dialogo personale con Dio e il dialogo è già preghiera, quindi entri in una preghiera spontanea e questa preghiera ti aiuta a conoscere meglio aspetti della tua persona che al limite prima non confrontavi con Dio, con il bene, con i suoi principi. E poi effettivamente la cappella di Don Marcello è particolare, anche perché è una cappella in cui ogni ora è dedicata solo per te, insomma sei solo tu in quella cappella, sei solo, quindi non hai, non so, il peso degli sguardi o di altre persone, quindi è proprio privata. Una grande intimità con Dio. Sì, e poi Don Marcello mette a disposizione una serie di libri e tu approfondisci tematiche che al limite prima non che ti incuriosiscono, e quindi nasce questa fame spirituale di sapere sempre di più. Quindi è un'esperienza bellissima che auguro a tutti di fare, perché ti migliora il rapporto col quotidiano e anche con le persone e con se stessi. Poi c'è Gina, che è una persona semplice ma preziosissima. Si sente la mancanza di Gina quando non c'è, perché Gina tutte le sere viene a messa ed ecco lei che canta, quindi anima il canto insieme a Maria, un'altra bravissima signora. Perché si sente la mancanza quando non c'è Gina? Perché non c'è nessuno che fa il cestino per i soldi, quindi... Chi diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte. Bravo, bravissimo. Infatti è un dono di Dio, perché a parte il fatto che prego due volte, ma c'è forse pure un po' la voce bella per poter cantare, giusto. Perché se ero stonata sicuramente Don Marcello dice: Gina, vattene a casa. Quindi è un altro bel dono. Poi abbiamo... E poi abbiamo lei, che è molto brava, il Signore gli ha dato tanti carismi, soprattutto di insegnamento, di didascalos. Lei che da molti anni fa la catechista sia al Sacro Cuore Eboli con i bambini, ma da noi in parrocchia, lei è una nostra parrocchiana, fa la catechesi difficile con i genitori che chiedono il battesimo. Maria... È un'altra grande opera evangelizzativa, difficile. Sì, sì, difficile, perché oggigiorno i sacramenti vengono chiesti più per la ritualità del sacramento stesso, ma non perché si comprende il vero valore del sacramento. Per cui abbiamo deciso con Don Marcello di adottare questo modo, diciamo, questa pastorale di avvicinare le persone affinché, grazie alla nascita, e sappiamo che i genitori quando nasce un figlio sono entusiasti, quindi in quel momento diventa più facile avvicinarli e coinvolgerli poi nelle attività parrocchiali. Santa Maria la Nova, quindi c'è una catechesi e un'evangelizzazione a tutto tondo, le varie parti. Questo portate quindi al convegno pastorale. Sì. E poi quella più importante, Giuseppina. Giuseppina è vedova, ha perso il marito, ha perso anche una figlia e ha tante malattie. Lei fa la pastorale della sofferenza, cioè lei offre le sue sofferenze al Signore per la conversione di tante persone. Ecco, non fa la catechista, lei è una delle adoratrici. E questa è una pastorale molto importante, perché tante persone che hanno sofferenze le sprecano piangendosi addosso, lamentandosi, addirittura arrivando da conforto agli altri. Lei ha sofferenze, tutti lo sanno, perché è sola. Non ha nessuno, c'ha una nipote, però ecco, non si scoraggia perché prega. Ecco, certe volte, appunto, non avendo nessuno, sta anche a casa giorni e giorni ammalata da sola e lei offre le sue sofferenze al Signore. Questa è una cosa molto importante. Però la sua famiglia è questa parrocchia. Sì, sì.
questa, l'altra, qualsiasi, però questa è la più importante. Quindi voi portate questo al convegno pastorale? La vostra... Porto anche un tipo particolare di accompagnamento, insieme a Don Carlo Magna, che è parroco a Sant'Antonino anche, e tutte e due facciamo molto la pastorale dell'accompagnamento con persone che hanno problematiche legate all'occultismo, all'esoterismo. Sia io a Don Carlo riceviamo tantissime persone, lui molto più di me perché lì c'è la colonna di Sant'Antonino, non siamo esorcisti ma facciamo preghiere di liberazione e di consolazione a tante persone che hanno queste problematiche collegate all'occulto e sono sempre più che aumentano. Questa è una grande pastorale che tutti i sacerdoti dovrebbero fare, però purtroppo siamo in pochi ad avere questa sensibilità. È un tipo di pastorale che viene snobbata, questa pastorale antioccultistica, invece si può fare tanto bene. Quindi le persone, se si sentono abbandonati dai sacerdoti, purtroppo vanno dai maghi, dai cartomanti, dai fattucchieri, perché si sentono abbandonati dalla Chiesa. Con Don Martino del Giudice, che abbiamo già sentito come pilastro della comunità parrocchiale di Santa Maria la Nuova, diacono, vogliamo soffermarci invece sulla grande figura che hanno i diaconi, il ministero del diaconato, qui in queste parrocchie, in questa forania, perché siete, come dire, la messa è tanta, gli operai sono pochi e voi siete di grande aiuto ai parroci. Allora, sì, io cerco di aiutare Don Carlo quando mi è possibile, lui mi chiama quando ha bisogno per catechesi, quando ci sono le processioni, quando facciamo la quindicina mese di agosto sulla Madonna d'Avigliano, io vado tutti i 15 giorni ad aiutarlo. Sono diversi anni che vado pure a Battipaglia per le benedizioni delle case durante il periodo pasquale con Don Marcello De Maio e poi nella mia parrocchia assieme all'altro diacono, ecco, curiamo proprio questa pastorale familiare, perché cerchiamo di avvicinare le famiglie, quindi spesso noi andiamo, cerchiamo di stare vicino alle persone ammalate, evangelizziamo all'interno della famiglia e cerchiamo di mantenere anche unito il territorio, perché è molto vasto, e allora facciamo, ecco, da collegamento tra i fedeli, le famiglie con le parrocchie. Con Don Emanuele Lopardi, parroco di San Giacomo Apostolo in Valva. Ecco, la vostra comunità, presentatecela. Innanzitutto qui abbiamo una rappresentanza della comunità, perché ci sono giovani, mamme, insegnanti, nonne, catechisti. Ed è bello essere qui, essere venuti qui soprattutto per mettere e condividere, mettere insieme tutte le esperienze. La parrocchia è una parrocchia che da qualche anno a questa parte sta facendo un cammino soprattutto incentrato sull'Eucaristia. Infatti abbiamo, oltre all'Eucaristia ogni giorno celebrata nella Santa Messa, abbiamo tre volte alla settimana l'adorazione eucaristica di un'ora. L'inizio è partito un poco con difficoltà, ma adesso sta prendendo piede. Soprattutto si vedono i frutti, perché innanzitutto abbiamo le persone che pregano davanti a Gesù sacramentato, ma i frutti si vedono anche nell'unione che ci sta tra le persone, l'unione soprattutto col Signore. E a questo poi si affiancano tutta una serie di attività, innanzitutto le catechesi, che hanno un taglio che parte dai bambini, bambini di primissima età, anche l'ultimo anno dell'asilo, fino alle scuole elementari, le scuole medie, le superiori, e poi stiamo cercando anche di aggregare i giovani della università, perché soprattutto nelle zone nostre è un poco difficile per i giovani, perché chi lavora fuori, chi insomma studia fuori, è un poco più difficile, però con l'aiuto del Signore ci stiamo impegnando anche su questo campo.
Amici telespettatori, si chiude questa intensa giornata di riflessione, di confronto qui in quella di campagna per il convegno pastorale Diocesi di Salerno Campagna Cerno, oggi della Forania di Campagna Cogliano. Don Carlo, prime sensazioni, ho visto una grande partecipazione anche, anche nei gruppi, c'è stata una voglia di condividere. Sì, è un frutto molto bello di questo cammino che noi stiamo facendo con Monsignor Moretti, che ringraziamo in questo momento per queste intuizioni pastorali e questa spinta che sta dando a noi sacerdoti di spenderci nella direzione del Magistero di Papa Francesco. E un grazie anche affettuoso a Don Roberto Piemonte, che è figlio di questa terra, perché è un sacerdote campagnese giovanissimo che attualmente ricopre proprio il compito dell'animazione dedicatissima di questa proprio vita pastorale diocesana nel Consiglio Pastorale, ed è un frutto molto bello del percorso che noi stiamo facendo anche qui nella Forania di Campagna Cogliano. Nella ringraziata per averci invitato. Che sensazione si ha, almeno per quanto mi riguarda, ma penso i nostri numerosi telespettatori a casa, nel vedere quanta speranza, quanta volontà di evangelizzare ci sia in ognuna delle parrocchie? Noi abbiamo ascoltato la gran parte, no? Che raccontano, vogliono partecipare nelle opere di carità, nell'oratorio, ecco, ritorna la parola oratorio che sembrava fosse andata in disuso, invece la Chiesa ritorna a essere protagonista, ecco, c'è tanta roba. Sì, la nostra Forania è una chiesa dove sono state immesse delle forze giovani, e in questo momento è una chiesa viva, giovane, che sta cercando con l'aiuto dei laici e di tutte quelle che sono le tradizioni anche antiche della nostra proprio zona, ricordare la figura di Giuseppe Maria Palatucci, di Giovanni Palatucci, ma anche nella zona di Cogliano e di Contursi il Beato Mariano Arciero, sono dei campioni della santità che hanno ora seminato tantissimo. Noi stiamo raccogliendo e stiamo cercando di entrare in questo canale di grazia e anche di vita ecclesiale. Prima dei saluti finali, il parroco di casa, il parroco che noi, le immagini di Aristide Carpe Die saranno già passate, le facciamo ripassare questa bella chiesa, però chiudiamo proprio nel campetto, dove l'oratorio ritorna ad essere protagonista e qui raccoglie i piedi come dire che hanno passeggiato, giocando, stando insieme, e oggi invece delle leve, dei catechisti, dei sacerdoti che evangelizzano. Ecco, questa è un'altra grande consolazione. Ma indubbiamente la nostra speranza, lo sappiamo, sono i ragazzi, quindi noi ci impegniamo in questo. Mi ricollego alle parole di Don Carlo, la nostra speranza sono le famiglie, sono i ragazzi, quindi da parte nostra tutto l'impegno. È una Forania la nostra che collaboriamo tanto insieme, quindi collaboreremo sempre di più per il meglio, per il bene della gente. Don Carlo, chiudiamo: condivisione, confronto, unione. Sì, è le tre parole precise che però abbiamo riassunto in quello che è accogliere, accompagnare e guarire. È un messaggio anche a quelli che ci sentono e che sentono nel cuore in questo momento il desiderio di riavvicinarsi alla Chiesa, sapere che queste comunità giovani sono pronte ad accogliere, accompagnare e a guarire quelle che sono le ferite oggi tanto dolorose, ma che nella grazia di Cristo possono trovare una risposta. Roberto D'Agostino, di grazia la città di Campagna, ancora una volta accogliente, ma tutte le realtà, e saluto, un abbraccio, tutte le realtà di cui abbiamo ascoltato e rappresentano tutte le persone che oggi vedete alle mie spalle, sono tutti volontari, catechisti che lasciano il loro tempo per dedicarsi agli altri, una grande consolazione, una grande forza, quindi ringrazio loro per questo grande, come dire, testimonianza di carità. Ringrazio la città di Campagna per averci accolto, Don Carlo Magna per averci invitato, Aristide Carpentieri per le riprese e per il montaggio, Mario Caravano per la produzione, e a voi gentile pubblico per averci ancora una volta seguito. Da Campagna è veramente tutto. Ciao ciao ciao!